Amici, Leoncino pentito, Maria De Filippi ti chiedo scusa. Amici di Maria De Filippi, che fine ha fatto Leoncino? 13 anni dopo la sua vittoria al talento il ballerino si confessa. Leoncino è probabilmente uno dei protagonisti di Amici che i telespettatori del programma ricordano meglio. Un ballerino di talento, riservato e tanto apprezzato da pubblico e da critica, oggi Leoncino, intervistato da Di Più TV, dichiara di essere pentito di non aver mantenuto un buon rapporto con la conduttrice del programma che lo ha visto vincitore nel 2003. Secondo il ballerino, vincitore della terza edizione di Amici, le cose sarebbero precipitate a causa di alcune sue affermazioni infelici fatte sul talento. Leon infatti, dopo la sua partecipazione al programma, era stato scelto dalla produzione di Amici per entrare a far parte del cast dei ballerini professionisti, collaborazione che, a partire dal 2004, durò 6 anni. Dopo essere stato per diverso tempo un membro stabile del corpo di ballo, la mancata conferma per il 7° anno di fila avrebbe fatto innervosire Leoncino fino a, stando alle sue affermazioni, rilasciare dichiarazioni poco carine nei confronti del programma. La rabbia della produzione. Così il programma chiudeva definitivamente con Leoncino. Oggi Leon dichiara, sono molto orgoglioso della mia strada anche se, lo ammetto, un rimpianto ce l'ho quale? Aver perduto la fiducia di Maria De Filippi. Deluso, arrabbiato ma giovane, di quei giudizi poco carini nei confronti del programma di Maria De Filippi Leoncino poi si è pentito. Allora però i produttori di Amici non la presero bene, si arrabbiarono molto con il ballerino e, dopo di ciò, chiusero definitivamente i rapporti con lui. Leon poi non ha più sentito nemmeno Maria De Filippi anche se, come dice nell'intervista, ha sempre pensato a lei. Ho un sogno, dice oggi Leon, dimenticare il passato e tornare come insegnante su quel palco che mi ha dato tanto. Dopo la sua esperienza ad Amici infatti il ballerino ha continuato a dedicarsi alla sua attività e, dopo aver insegnato in varie scuole di danza italiane, ne ha aperto una in Sicilia, dove è insegnante e coreografo. Le difficoltà non sono state poche, capire dove, quando e a quali professionista affidarsi per questo suo nuovo progetto non è stato facile all'inizio ma, alla fine, Leona si dice soddisfatto di quello che ha costruito. Leoncino, la voglia di tornare in TV, gli amici e l'amore. Per il ballerino la voglia di tornare in TV è tanta ma di Amici di Maria De Filippi oggi quello che gli è rimasto è solo un gruppo su WhatsApp. Con gli ex compagni che insieme a lui hanno frequentato la scuola nel 2003 Leon condivide appunto un gruppo su WhatsApp, dove gli stessi si scambiano messaggi, foto e si aggiornano sulle loro vite dopo l'esperienza che li ha uniti in passato. Tra questi c'è anche Sabrina Ghio, la protagonista di Uomini e Donne. Lui dal canto suo invece si dice single, troppo impegnato a viaggiare e sempre in movimento per impegnarsi in una relazione stabile. Sarà stata la nuova opportunità concessa da Maria De Filippi a Sabrina a riaccendere le speranze di Leoncino? Forse la tronista, ancora in contatto con lui, potrebbe fare da intermediario e sistemare le cose, anche se, come è logico, l'ultima parola è sempre quella dei padroni di casa, ovvero Maria De Filippi e di tutto il suo fedele staff.